Oggi faremo una pasta velocissima integrale con melanzane a funghetti, che adesso queste sono già andate, con un po' di olio, sale e pepe. Qui c'è già la pasta che sta quasi per bollire. A queste melanzane aggiungeremo poi dei pomodorini piccolini, piccadilli, e poi una bella manciata di parmigiano quando faremo saltare in padella la pasta. Allora, intanto abbiamo buttato giù le mezze maniche rigate integrali, mentre cuoce la pasta però abbiamo messo a tostare un po' di pinoli. Questi sono 20 grammi di pinoli che stanno tostando, e qui invece poi nella melanzana abbiamo aggiunto i pomodorini, che però non dovranno cuocere. Dopo che hanno terminato la cottura della melanzana, aggiungiamo i 4-5 pomodorini piccadilli tagliati a pezzi, a metà per lungo, e poi faremo saltare la pasta con tutto quanto. Come al solito la pasta gli ultimi 2 minuti li facciamo terminare insieme al sugo, diciamo in questo caso alle melanzane con pomodorini. Aggiungiamo soltanto un mestolino di acqua di cottura e poi dopo aggiungeremo il pecorino. Adesso praticamente ho aggiunto 2 cucchiai di pecorino, 20 g di pecorino grattugiato e il pepe. Quindi, trascorsi i 2 minuti che la pasta finisce di termina la sua cottura insieme alla melanzana, e poi facciamo saltare ancora un po' in padella con il pecorino e il pepe. E poi in ultimo aggiungeremo, quando andremo ad impiattare, aggiungeremo sopra i pinoli tostati. Quindi ora non resta altro che impiattare. Ecco qua le nostre mezze maniche con melanzane, pomodorini e per guarnire pinoli tostati sono pronti. Alla prossima e buona degustazione a tutti, e guarnite anche con delle foglioline di basilico se vi piace.